progetto, quando nasce, può avere anche molte paternità, cioè bisogna far sì che molti soggetti si appropriino di questo progetto, che lo facciano proprio, che lo vogliano poi portare avanti, far vivere, che siano la cittadinanza, siano i tecnici comunali, eccetera, e in qualche modo il progettista incaricato, sia che sia interno, sia che più facilmente, in questo caso sia esterno, deve essere una sorta di facilitatore. Chi conduce la partecipazione deve essere il primo a stimolare il cittadino, perché il cittadino, come dire, molto spesso, come dire, esprime dei desideri che fanno anche fatica poi a essere realizzati o, come dire, di solito sono i luoghi comuni che tutte le persone si aspetterebbero da uno spazio pubblico. Quindi il percorso partecipato deve essere un percorso progettato anche in quello in cui ci sono persone capaci di stimolare il cittadino e riuscire a lì avere, come dire, quegli elementi che possono arricchire, anzi dovrebbero arricchire, certe prese di posizione fatte dalle amministrazioni comunali che molto spesso non coincidono poi con le esigenze dei cittadini. A oggi, cioè, non bisogna fermarsi solo a qual è lo strumento adatto per fare certe cose, ma ritornare un po' anche a riprendere il senso della comunità, il senso civico e rimettere in gioco veramente le emozioni che una comunità, una popolazione ti può dare, per poi prendere gli spunti tecnici, perché poi dopo devono essere calati per forza come progetti tecnici e essere poi calati per forza in una burocrazia, in una normativa che delle volte ci strozza in questi percorsi, detta come va detta. A quel punto ci dobbiamo chiedere con chi abbiamo a che fare, quali sono le relazioni. Allora, l'idea qual è? È che noi dobbiamo smetterla di essere un quartiere della città, perché altrimenti ci riduciamo a essere un dormitorio, smetterla di essere un comune che fornisce dei servizi quando ce li vengono a chiedere perché nasce il bambino e allora c'è bisogno del nido. Il problema dobbiamo affrontarlo prima, e lo affrontiamo nella misura in cui definiamo cosa vogliamo fare del nostro comune, della nostra realtà. Bisogna essere bravi a chiedere al progettista di fare un progetto che è fatto, come diceva Matteo, non solo di operazioni fisiche ma anche di azioni, è quasi un'impostazione culturale che lui ti deve presentare, e immaginando che questa roba continui nel tempo se vuoi raggiungere quegli obiettivi lì, perché il progetto, diciamo, classico fatto in un momento anche il più integrato possibile non riesce a darti quei risultati. E allora io credo che una cosa che non appartiene a un futuro remoto, ma che appartiene al momento in cui il concorso del progetto di spazio pubblico viene bandito e viene chiesto e si sceglie un progetto, dobbiamo chiedere che quel progetto sia un moltiplicatore delle occasioni di incontro, di relazione, di interrelazione tra i soggetti che devono costituire questa comunità. Perché è quello di cui abbiamo bisogno.